Quattro colpi di fucile da caccia hanno centrato Jasim Dodoli, albanese 59enne, dei cinque sparati contro di lui da Sandro Mugnai, 53enne aretino, la cui casa veniva assalita dai colpi di ruspa. Lo ha confermato l'autopsia eseguita al Policlinico Le Scotte di Siena. Per i risultati definitivi dell'esame invece occorreranno 90 giorni. Mugnai, anche in base all'autopsia, quella terribile notte del 5 gennaio ha rivolto a terra il primo colpo della sua carabina nel tentativo di dissuadere il 59enne dal continuare la sua opera di distruzione della colonica, poi quattro colpi esplosi contro l'uomo, tre spari lo hanno colpito all'addome, uno alla spalla. Alla base del gesto ci sarebbero state liti tra vicini che andavano avanti da anni. Lunedì sarà poi eseguita la perizia balistica sulla carabina per la caccia al cinghiale regolarmente detenuta con cui Mugnai ha sparato. L'esame è stato assegnato dalla procura di Arezzo a Raccis dei Carabinieri di Roma. Poi le carte torneranno sul tavolo della PM Laura Taddei, che dovrà decidere se chiedere l'archiviazione per legittima difesa oppure andare avanti nell'inchiesta. Nei giorni scorsi il GIP del Tribunale di Arezzo Giulia Soldini aveva rimesso in libertà Sandro Mugnai dopo l'udienza di convalida dell'arresto. Secondo il giudice avrebbe agito per legittima difesa per difendere le sei persone che erano in casa con lui non potendo fuggire all'esterno. La casa resta ancora inagibile, saranno ulteriori sopralluoghi tecnici a stabilire se sarà recuperabile. Per questo a San Paolo il parroco ha lanciato una raccolta fondi per aiutare la famiglia. 7 gennaio, ricordo tutto, è impresso nella mente. Un giorno molto, molto difficile e intenso. Non ricordo neanche il giorno prima, ricordo soltanto quando mi svegliai poi in terapia intensiva in ospedale, però a parte quello ricordo veramente nulla. Era il 7 gennaio 2022 quando Michele andò in arresto cardiaco mentre era a cavallo. Oggi, a distanza di un anno, fortunatamente Michele sta bene, ma a causa del malore ha dovuto dire addio al mondo dell'equitazione. È iniziato una sorta di nuovo capitolo, diciamo, perché prima facevo tutt'altro, poi mi sono ritrovato a non poter più fare quello che facevo da ormai 13-14 anni. Michele, all'epoca 16enne, promettente cavaliere, ebbe un malore all'Equestrian Center di San Zeno. Era in sella al suo cavallo Hercules quando improvvisamente stramazzò al suolo. Era in arresto cardiaco. E all'improvviso arriva questa telefonata che ci dice che Michele è in terra, privo di sensi. Da lì parte la corsa e arriviamo qui e troviamo ambulanza, elicottero, tutto intorno a Michele. La dottoressa che l'ha defibrillato, la prima cosa che disse: ora è in sicurezza ed è salvo. Furono quelle parole rassicuranti, diciamo così, che però rassicuravano fino a un certo punto. Provvidenziale l'intervento di due giovani formati che prestarono soccorso a Michele praticando il massaggio cardiaco sino all'arrivo del personale medico del 118. Sono stato tra virgolette miracolato perché c'erano due ragazzi che sapevano fare il massaggio cardiaco e quindi sono stato salvato da loro. Questo è un grandissimo vantaggio iniziare il massaggio perché permette di guadagnare tempo ai soccorritori. Perché il massaggio cardiaco mantiene la perfusione degli organi, soprattutto lo stesso cuore, ma anche cervello, rene e fegati, che sono gli organi nobili, che vanno comunque perfusi, ci deve arrivare l'ossigeno. La fortuna ha voluto che nei presi ci fosse l'automedica che rientrava da un servizio e fu stata immediatamente deviata, in 3 minuti sono arrivati lì, hanno scaricato 2 volte il ragazzo, ed ha ripreso un ritmo, il famoso ROSC si chiama noi, ma ha ripreso un ritmo cardiaco normale. Poi il trasferimento con l'elisoccorso Pegaso alle Scotte ed infine l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo. Quel giorno ci fu però un grande assente al centro ippico, il defibrillatore. Oggi gli strumenti salvavita presenti sono invece 2. E c'è una legge specifica sia dello Stato che regionale che prevede che gli amministrazioni comunali facciano i controlli
sui propri impianti sportivi e dove si fa attività sportiva agonistica o non agonistica, ci sia la presenza del defibrillatore, ma non solo, ci deve essere anche persone, quando si fanno attività, sia allenamenti che partite, eccetera, ci siano persone abilitate all'utilizzo del defibrillatore. Questo dice la legge. Da quel giorno Michele è stato sottoposto ad infiniti esami, alcuni dei quali anche particolarmente invasivi. Siamo andati a fondo su tutto quello che si poteva fare, dagli esami più semplici a quelli più invasivi e pericolosi, proprio per capire realmente cosa fosse accaduto quel giorno. Al momento non abbiamo ancora risposte. L'unica risposta positiva è che il cuore di Michele è sano. Michele è sano, non ha malformazioni né malattie genetiche, il che vuol dire via libera all'attività sportiva, ma non agonistica, proprio per quel defibrillatore impiantato, perlomeno in Italia. Quanto sono importanti i cavalli? Tanto, perlomeno lo sono stati tanto. Sono ancora oggi, ma... Beh, sì, sicuramente. Michele non si è comunque mai arreso e ha deciso di ripartire da Fogliano, dove il prossimo 2 febbraio aprirà un locale. Proprio con quello che è stato un po' l'ultimo dono dell'equitazione, diciamo, quello che è stato, diciamo, il ricavato della vendita del cavallo, e che ha deciso di investire in questa nuova attività, ma per dare vita a una piazza che ormai era spenta di Fogliano, quindi è proprio un segnale di rinascita anche di quella piazza. Speriamo un altro periodo più che positivo. Proprio a Fogliano Michele donerà anche un defibrillatore. Perché è un qualcosa che quel giorno è mancato a Michele, è un qualcosa che riteniamo fondamentale, al di là della conoscenza personale. Era il 7 gennaio 2022 quando Michele andò in arresto cardiaco mentre era a cavallo. Oggi, a distanza di un anno, fortunatamente Michele sta bene, ma a causa del malore ha dovuto dire addio al mondo dell'equitazione. È un modo nuovo di vivere il museo, è un museo che va in scena, ecco, le cui sale, i cui reperti vivranno, insomma, un momento diverso dal solito, tutto speciale, con la possibilità per gli spettatori di vivere veramente un momento unico. È incredibile vedere una coppia così ben formata. Il mio capolavoro questo. Le sale del Museo Archeologico Gaio Cilnio Mecenate di Arezzo diventano palcoscenico inusuale prestato al teatro. Nelle pieghe del tempo, questo è il titolo di una nuova rassegna teatrale che si svolge proprio tra le teche del Museo Archeologico Nazionale. Non ritengo non vergognoso comparire in pubblico nude. Dunque, per quello che riguarda il periodo che abbiamo scelto per aprire questo bellissimo nuovo momento di collaborazione con il museo, è il periodo etrusco, dove la donna aveva una libertà mentale e un'autonomia rare, rarissime nel mondo antico. E di questo abbiamo voluto parlare, creando una pièce completamente originale che valorizza i reperti del museo, mettendo in sinergia il teatro e, appunto, la storia. Allora, voi proseguirete per altre 2 settimane oltre questa? Questa è la prima, e poi ci saranno altre rappresentazioni itineranti, ferme nello spazio, diverse, per la regia di Uberto Kovacevic il prossimo sabato, Andrea Biagiotti a seguire per altri 6 incontri. Sono i nostri allievi dei corsi avanzati, allievi di età diverse che vanno dalle medie superiori fino agli adulti e che fanno teatro con noi da più tempo e che ostinatamente continuano a calcare il palcoscenico e a vivere questo sogno in Libera Accademia del Teatro. Credo che il successo maggiore ce l'abbia la parte di scambio e di acquisto di pezzi di ricambio. Ognuno di noi ha nel garage una vecchia macchina. Io, ad esempio, ora sto cercando il libretto di uso e manutenzione di un Land Rover. Torna all'Arezzo Fiere Congressi Arezzo Classic Motors, l'esposizione di moto d'epoca. Una particolare sezione è dedicata alle auto della Polizia di Stato. Sì, sono veramente molto contenta che la Polizia sia presente con molti esemplari in questa manifestazione che raccoglie così tanto consenso.
i nostri esemplari, le nostre macchine ripercorrono un po' la storia della polizia e quindi direi che è un viaggio oltre che professionale sentimentale, perché partiamo dalla Pantera, dalla famosa Giulia Nera che vediamo qui, fino ad arrivare all'ultima Lamborghini che svolge anche un servizio sociale per il trasporto rapido di organi da una città all'altra. Tutto quello che ha a che fare con l'automotive in Italia negli ultimi 60 anni qui si trova, quindi una manifestazione veramente importante che ha un successo molto 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 forte e spero che sia anche uno dei ganci che possa aiutare Arezzo Fiere Congressi a riconquistare un ruolo importante dal punto di vista del luogo espositivo. Credo che dopo tante partite era giusto che il campionato si fermasse, che i ragazzi avessero stop, come in tutti i campionati sia di maschi che di donne c'è bisogno di recupero. Le ragazze comunque hanno lavorato anche sotto il periodo delle festività, abbiamo cercato di mettere un po' di lavoro nelle gambe delle nostre calciatrici e abbiamo cercato di preparare la partita che ci sarà domenica nelle migliori condizioni possibili. Una partita, quella di domenica, che apre un tris impegnativo, ci sarà Napoli in casa, poi Ravenna e poi la Lazio in casa, ma al di là di questo e di questi tre impegni, la sensazione è che da ora in avanti si apra un altro campionato. Sì, ma le partite, l'abbiamo sempre detto, dall'anno scorso sono tutte difficili, non è che sono partite semplici, quindi ogni partita va presa e affrontata nella maniera migliore e dobbiamo guardare settimana dopo settimana, non è che possiamo pensare da qua a quello che succederà contro la Lazio, dobbiamo prepararci per il Napoli, affrontarla nella miglior maniera possibile in casa da noi, cercando di fare la nostra gara e cercando di provare a fare una prestazione importante, perché sicuramente incontriamo una delle squadre pretendenti a vincere il campionato. Se dovessi scegliere un aspetto, quale aspetto migliorerebbe rispetto alla prima parte di campionato della squadra? Ma io credo che non è che ci sia un aspetto da migliorare, ci sia più di qualcosa da migliorare, le ragazze lo sanno, ci continuiamo a lavorare tutte le settimane, dobbiamo cercare di difenderci in maniera un pochettino più compatta, dobbiamo cercare di sfruttare le occasioni da gol quando si creano e cercare di concretizzare un po' di più, poi loro lo sanno, tutte le settimane lavoriamo per questo, cerchiamo di migliorarci, ci vuole tempo perché purtroppo la categoria è una categoria diversa e cercheremo in questa seconda parte di campionato di fare meglio rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. È tempo di mercato, la società immagino si sta muovendo in questi giorni anche su quel fronte, ci sono novità? Come avevamo detto, ci stiamo guardando intorno, stiamo cercando di capire se c'è qualche ragazza interessante che può venire a completare l'organico, che può venire a migliorarlo e darci una mano in questa seconda parte del campionato. Ancora ci sono 15 giorni, quindi vedremo cosa riusciremo a fare, cosa riusciremo a prendere. Europa non esiste, l'Europa non esiste più, ci è dispiaciuto perché, come detto giustamente, è bruciante, perché meritavamo un minimo di andare a calci di rigore, minimo, però è andata così, basta, chiuso, nessuna conseguenza di ordine psicologico, assolutamente, sarebbe incredibile se ci fosse. Come ho detto ai ragazzi, come dissi dopo la partita d'andata, organico Gavorrano sicuramente è una delle migliori, senza ombra di dubbio, e ritengo la partita domani, se non la prima, la più difficile di tutti da qui alla fine dell'anno, senza nulla togliere la Pianese, ma veramente uno scontro importante, perché li considero come noi e come disse all'andata vincemmo, ma insomma ero convinto di trovarla a lottare fino alla fine con noi, come succederà penso più o meno, perché veramente sono una squadra forte. Dopo di questa ne mancano ancora 15, però è importante, sì, perché adesso affrontano le prime 4 della graduatoria la stessa domenica tra di loro, e segno, insomma, importante, che so, speriamo si verifichi la vittoria nostra, poi il resto non mi interessa, però nell'ipotesi, no, la vittoria delle prime due è chiaro, diceva, è importante, perché poi tu potresti ipotizzare, va, la lotta per la vittoria finale solo a due, in presenza di altri risultati credo rimarrebbe sempre tutta aperta a 4, se non a 5 o 6 con quelle sono vicine.
nell'ostruzione della squadra che abbiamo fatto l'estate, io ci credevo molto, perché io credo molto che gli esterni entrano dentro il loro piede e possano concludere. E stanno, purtroppo è successo pochissime volte, però ecco, io da un giocatore mi è convinto che credo all'inizio dell'anno è andato sul suo piede dentro minimo una quindicina, 20 volte. Mi aspetto qualche gol da là, che sicuramente gli è andata male, perché parata il portiere, pali, fil di palo. Cioè, esterno a piede invertito non è un abominio tattico, ci può stare.